cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente, di tutta quella gente che non sei tu. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che io ora vivo bene se solo stiamo insieme, se solo ti avvicino, ecco che c'è. Quando t'ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre e ti amo da mai. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà il tempo, ma non passerà questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi, ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi, ma è presto se tu te ne vai. Abbiamo incontrato Vicky, graziosissima e disponibilissima, che dopo aver sbrigato una scolaresca, sì, mi sembravano un po' tosti, quei ragazzi. Erano vivaci ma molto bravi, ma molto come bravi. Quasi tutte le scolaresche che si incontrano ultimamente. Sì. Senti, ma c'è una scuola qui da Meglia, no? Sì, c'è la scuola, sì, elementare, la scuola media, la scuola materna, assolutamente sì. Allora, quanti abitanti fa Meglia, Vicky? Circa 4.500. 4.500? Sì, dove sta? 4.500 abitanti. Ma... Il comune, l'intero comune, quindi tutte le frazioni. Il borgo non ve lo so dire, non lo so. Perché il borgo è piccino. È anche chiuso. È piccino, è molto frequentato, soprattutto in villeggiatura, d'estate. Sì. Però è, insomma, è un borgo che merita indubbiamente una visita. Allora Vicky, senti, già che ti abbiamo qui, ti usiamo biecamente. Noi siamo venuti, per la verità,
un demerito da parte nostra con carenza di informazioni, perché io pensavo che studiasse a lui, lui certo. pensava che studiassi io e io pensavo che studiasse, e insomma è andato a finire che non sappiamo nulla. Allora, abbiamo immaginato che fosse un borgo che anticamente si è legato politicamente ai vari potentati, Dori e Malaspina. Assolutamente sì, anche prima, perché anche. È un borgo che vede le sue origini legate a Luni, al momento in cui Luni, dopo la caduta dell'impero romano, viene abbandonata per via della zona che torna ad essere una zona malarica, paludosa, per via della magra che ogni tanto si riprende le sue terre. Dopo la bonifica romana ci sono stati cambiamenti climatici che hanno portato a un nuovo impaludamento del territorio e si è seguito l'incastellamento, quindi quel procedimento urbanistico che ha visto spostare i centri abitati, cosiddetti castrum, dalle pianure alle alture, e quindi Amelia insieme a Castelnuovo, Ortonovo, Fosdinovo, insieme a Sarzanello, che poi è il certo. nucleo primario della città di Sarzana, vede uno spostamento geografico più in alto per dominare il territorio, anche in vista delle, cioè in conseguenza delle invasioni barbariche. E soprattutto del transito e del pagamento di gabelle, perché bisognava sì, guadagnare. Quello è il motivo per cui questa zona è sempre stata molto contesa, perché comunque Pisa, Lucca, Firenze, Genova l'hanno sempre desiderata per via del passaggio continuo, prima con i Romani per via della presenza della via Aurelia, poi nel Medioevo per via del passaggio della via Francigena. Quindi comunque è una zona che garantisce sempre passaggio di persone, garantisce sempre ricchezza e vivacità culturale, economica e quant'altro. Certo. Anche perché, scusami, non bisogna dimenticare, perché noi siamo abituati che ormai tutte quelle che sono le vie di comunicazione col nord vengono giù da Genova, sì. ma invece venivano giù da Pontremoli. Da Cisa e Passo delle Cento Croci, e quindi era un luogo di passaggio obbligato verso sud. Poi ovviamente la presenza del mare ha fatto il resto. Allora, fantastica Vicky, un'inquadratura storica deliziosa. Senti, ci troviamo all'interno di quello che era il castrum. Sì, siamo nel castello di Amelia, siamo nel castrum. Il castrum in realtà non era solo il castrum era l'intero borgo. Perché come era borgo si intende. Era una fortificazione naturale in un certo qual modo, perché su questo sperone di quarzo sorge Amelia con la classica forma concentrica ligure dei borghi rotondi, in cui sono le case stesse che fanno da cortina intorno al centro più fortificato, che poi era il castello. Il castello nasce come sede dei Vescovi Conti, o quantomeno viene ricordato nel primo documento nel 963 d.C. nel diploma di Ottone I come proprietà dei Vescovi Conti di Luni. E il nucleo centrale è la torre che non è la formula originale questa, ma è un rifacimento duecentesco se non sbaglio, che però è stato fatto con materiale di recupero. La torre originaria esistente già nel X secolo era crollata, è stata poi ricostruita con materiale trovato in loco. Il palazzo è successivo e la stratigrafia verticale ci dimostra le varie susseguirsi appunto di edificazioni, di modifiche, anche perché comunque prima i Vescovi Conti, poi ci sono stati tutta una serie di famiglie nobili, locali e non, perché i Malaspina, i Dori, agli Sforza, poi successivamente l'edificio è stato sede del comune e dal 2008 invece è gestito per attività culturali, attività ricreative, incontri, associazioni culturali locali piuttosto che cooperative che si occupano di didattica e quant'altro. Una domanda veloce, poi se ci è consentito visiteremo volentieri la torre. Certamente. Immagino che da qualche parte ci saranno delle cisterne per l'acqua. Probabilmente la torre stessa è stata usata in un certo periodo come cisterna. Ho capito. Noi vediamo lì una botola, guarda. Questo non lo so. Vabbè, comunque sia, è ovvio che qua sotto, sì, immagino che qua sotto sì. ci saranno. No, figurati Vicky, ma ci mancherebbe. Sei 12. Allora, ringraziamo Vicky perché grazie tra l'altro ha un'altra scolaresca sì. e ha un filo da fare. Noi facciamo un po' di immagini, Vicky. Certo. Grazie, spero grazie che chi vedrà questa cosa si sentirà motivato a venire a visitare. Vi aspettiamo. Gli orari? La suprenotazione, bisogna chiamare il comune o la cooperativa Artemisia che si occupa del castello, e suprenotazione con un congruo anticipo, noi ci organizziamo. Fantastico, promossa Frank. Promossa, grazie Vicky. Numero. Hai un numero che lo mettiamo in sovrappressione? A memoria, solo il mio. A memoria, non darlo. Grazie Vicky. Sassi che
consumato sono le mie parole d'amore per te. Io non t'ho saputo amare, non t'ho saputo dare quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte, ogni attimo che noi viviamo è stato già vissuto mille volte. Sassi che il mare ha consumato sono le mie parole d'amore per te. Da qui si può vedere la parte alta della costa toscana, si vede bene il porto di Marina di Carrara con le gru, il Monte Caprione che divide la zona del Golfo della Spezia dalla Val di Magra, sul quale poi sorge Monte Marcello, che è il borgo fondato dal console Marcello nel 155 a.C., quando l'ultimo gruppetto degli antichi Liguri è stato sconfitto appunto ed è portato in parte nelle cave di marmo di Carrara e in parte invece nel Sannio. Tracce degli antichi Liguri qui ad Amelia si vedono bene nella necropoli in cassette litiche, necropoli antico-ligure, appunto molto ben conservata, il cui patrimonio di corredo funebre è conservato in parte a Luni, in parte al castello di San Giorgio, in parte in sovrintendenza a Genova. Abbiamo poi i resti della civiltà invece romana, Bocca di Magra, nella villa romana marittima. Quei monti là cosa sono? Apuane. Quelle sono Apuane? Sì, ma che cosa? Sì. Non li sai. Io che ci sono stato varie volte, ma no. Anch'io, ce la fai con la lentezza esasperante del tuo carrello a fare una panoramica più che poi partendo dalle gru del porto di Massa? Tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri e non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere.
non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere senza fine.